Molto partecipata l'inaugurazione del nuovo comitato Basso Ionio Catanzarese della Croce Rossa Italiana con sede a Badolato Marina. È stata una giornata indimenticabile per il territorio. La cerimonia è iniziata con il taglio del nastro e della benedizione. L'evento ha visto la partecipazione dei dirigenti regionali della Croce Rossa, della cittadinanza, delle istituzioni locali, di numerose associazioni, autorità religiose e militari, sindaci e amministratori del Basso Ionio. Vincenzo Lassico, commissario della Croce Rossa di Badolato, un'inaugurazione importante per il comprensorio. Ah, certamente, siamo su una fascia costiera qua sud catanzarese che è molto disagiata, visti i paesini piccolini, la gente ha bisogno di un supporto e di una maggiore presenza. Per aiutare, per fare, per tutto. Sicuramente la Croce Rossa di Badolato è aumentata molto. È aumentata di moltissimo, perché mi ricordo gli anni 2000 quando abbiamo iniziato come sede, man mano siamo cresciuti e oggi possiamo festeggiare l'essere diventato comitato, che è una cosa importante per tutta la zona e per i volontari stessi che possono fare servizio senza fare lunghi percorsi ad andare da sede lontano. Elda Naggero, presidente del Comitato regionale della Croce Rossa, un avvenimento importante per Badolato e per la Croce Rossa del Comprensorio. Allora, sì, grazie per intanto per essere qua. Un avvenimento importante perché nella famiglia Croce Rossa Italiana, Comitato regionale Calabria, nasce un nuovo figlio. E ogni nascita porta gioia, la famiglia si allarga, quindi si allargano i servizi che vengono resi al territorio. Noi siamo felici perché abbiamo acquisito un nuovo figlio. La Croce Rossa svolge un ruolo importante durante gli sbarchi degli immigrati. Croce Rossa svolge un ruolo importante anche durante gli sbarchi, ma Croce Rossa è una risorsa per il territorio. Sicuramente Badolato ha un punto di riferimento importante sul territorio. Badolato è un punto focale sul territorio, sul comprensorio. Non per niente il comitato noi l'abbiamo, hanno voluto i volontari, ed io sono stata d'accordo, chiamarlo Basso Ionio Catanzarese, perché non è Badolato, ma è tutto il comprensorio. Ragazzi, Guerlelli, comitato socio del comprensorio e del Catanzarese, sicuramente è cresciuta molto la sede di Badolato e oggi avete un riconoscimento importante. Sì, oggi siamo diventati comitato e abbiamo messo il nome Basso Ionio Catanzarese, non perché, non perché Badolato non aveva le caratteristiche di fare una sede solo a Badolato, però ci siamo resi conto che il comprensorio che era scoperto praticamente oltre la sede legale a Badolato, ma oltre il territorio di Badolato abbiamo il comprensorio che comprende da Guardavalle fino a Soverato e da Soverato fino a Torre Ruggero. Abbiamo 15 comuni che noi dovremmo dare, siamo noi presenti come Croce Rossa. Siete partiti in pochi e oggi siete in tanti. Sì, eravamo una trentina, oggi siamo 70 e a breve inizia un corso, supereremo i 100 volontari, i primi di gennaio saremo oltre 100 volontari. Chi vuole partecipare alla Croce Rossa cosa deve fare? È facilissimo, perché la Croce Rossa è aperta a tutti quanti. Voi l'avete visto durante il Covid cosa abbiamo fatto noi. Forse in quel periodo hanno capito il significato della Croce Rossa. Noi settimana prossima attiviamo un corso che è tutto online, cioè un corso che viene pubblicato sulle pagine social, fa l'iscrizione. Ci sono delle lezioni, dura una quindicina di giorni, devono fare delle ore precise che servono per diventare volontario e poi diventano volontari col corso base. Poi ognuno può prendere quello che vuole in Croce Rossa. La Croce Rossa non è solo ambulanza, è nel sociale, ci sono tante cose che possono fare in Croce Rossa. In passato c'era anche un immigrato che partecipava alla Croce Rossa. Sì,
ci sono immigrati e abbiamo in questo corso nuovo che andremo a fare a breve ci sono già iscritti parecchi immigrati. Giancarlo Arcuri, vicepresidente della Croce Rossa del Comitato di Catanzaro. Sicuramente la vostra presenza è importante per dare un avvio a questo, alla Croce Rossa del Basso Ionio. Assolutamente sì, noi abbiamo sostenuto sin da subito la volontà dei volontari di Badolato e di tutto il Basso Ionio Catanzarese per la costituzione di questa nuova casa di Croce Rossa. È sempre un bene vedere i territori che riescono ad autodeterminarsi e soprattutto ad avere una propria stabilità, una propria forza. Il territorio ha risposto bene, i volontari sono accolti in maniera fantastica, sono quasi coccolati, quindi questa è per noi una grande soddisfazione. Per me nello specifico lo è doppiamente perché ho seguito da vicino la costituzione di questo comitato perché è nato insieme al comitato del mio territorio, cioè a Mantea, quindi è per me un doppio piacere, mettiamola così. Si è raggiunto un altro traguardo nel prosieguo di quello che già erano le attività presenti sul territorio, perché da anni ormai Badolato è stato sempre punto di riferimento per quello che era il servizio offerto dalla Croce Rossa italiana. Adesso avere a Badolato la sede del Comitato del Basso Ionio non può che inorgoglirci da una parte, ma nello stesso tempo impegnarci ad essere ancora di più vicino alla Croce Rossa che dà dei servizi indispensabili non solo per il comune di Badolato ma per tutti i comuni del comprensorio e anche ben oltre. Badolato si sta avvicinando alle feste natalizie con tanti appuntamenti importanti. Sì, già alcuni si sono svolti, domani mattina ci sarà la presentazione del disciplinare che finalmente riconosce il mostacciolo di Badolato, dolce tipico appunto di questo paese. Proseguiranno delle attività anche nella giornata di domani, ci saranno altri eventi, in particolare ricordo il 26 e il 27 il presepe vivente a Badolato Superiore, Badolato Borgo, e poi altre iniziative che allieteranno il periodo, il mese di dicembre e le festività natalizie.